Ciao Luca, benvenuto. Ciao Alessio, grazie. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, te? Ok, perfetto, bene, bene, bene. Siamo qua a fare questa intervista oggi. Tutti sono curiosi di sapere di te, nel senso che spesso richiediamo richieste di clienti, studenti che hanno fatto il percorso, come stanno andando, come non sta andando. Io ho sempre prediletto il fatto di far vedere magari anche su YouTube, poi magari anche tu ci racconterai quell'aspetto del tuo punto di vista di YouTube. Comunque, questioni tecniche, questioni di tecniche specifiche dell'attività e poco magari i nostri studenti. Quindi siamo qui per far vedere un po' dietro le quinte che c'è la nostra Academy. E quindi vorrei partire da te. Nel senso, raccontaci un po' cosa fai nella vita, chi è Luca Proietti? Allora, io vivo in provincia di Monza e Brianza, sono ingegnere edile, lavoro a Milano e diciamo la mia vita adesso si divide, vita professionale ovviamente, tra il mio lavoro come ingegnere edile, che seguo diciamo diversi cantieri, e faccio anche il match betting 2.0 e 3.0. Esatto. 4.0 è avanti fino sulla Luna. Ok, grande. Ok. Volevo farti un paio di domande, poi andiamo un po' a braccio, nel senso che quello che esce, siccome non abbiamo programmato più di tanto, non ha senso poi avere un copione scritto, no? Quindi giusto cose che possono interessare alle persone, nulla di più. Certo. Quindi, come siamo arrivati qua? Nel senso, perché cioè, stavi cercando qualcosa online? Già lavoravi online. Comunque, immagino come ingegnere vivevi dignitosamente, o forse no? Cioè, raccontami un attimino perché siamo qui, cioè, perché hai deciso di intraprendere questa strada? Qual è stato il percorso che hai fatto? Allora, diciamo che è iniziato tutto da quando ero all'università, quindi i Ok. soldi non ce li avevo e cercavo comunque un guadagno online. E cercando il guadagno online, la prima cosa che esce fuori è il trading finanziario. Ok. Ho provato con numerosi fallimenti, anche perché diciamo sul trading online il capitale che metti è a rischio, Certo. è sempre a rischio, quindi non hai la sicurezza comunque di guadagnare. E, oltretutto, basta leggere un attimo su internet, fare una ricerca, circa il 5% dei trader guadagnano su base annua, quindi è un'attività molto difficile. Dopo, per sentito dire, ero con un conoscente e ho sentito per la prima volta il match betting. Inizialmente neanche sapevo che cos'era il match betting, sono andato a vedere su internet, no? Un po' il significato, eccetera. E sempre questa persona poi mi ha parlato di varie piattaforme di match betting che indicavano, diciamo, passo dopo passo cosa fare Ok. nel match betting. Quindi magari apri un Sisal, fai così e fai cos'ha per arrivare a un bonus. E la cosa mi ha colpito subito perché comunque da quello che leggevo era un guadagno matematico, quindi sicuro, il tuo Certo. capitale non era a rischio. Però c'era un problema guardando questa guida. Una volta che avevi fatto, perché si parlava principalmente di bonus benvenuto, una volta che avevi terminato il bonus benvenuto, praticamente avevi terminato il business. E non Finiva la era giostra. quello. Scusami. Finiva la giostra, dico, Esatto. E era un business limitato. Nel senso, una volta che non era continuativo, una volta che finivi il bonus benvenuto, si interrompeva appunto come dici te la giostra e quindi devi cercare un'altra attività, però io cercavo un'attività continuativa. Qualcosa di continuativo, sicuro, immagino. E quindi le Esatto. cose collavano. Ma tornando un attimo indietro, quindi al trading, nel senso tu hai acquistato un corso. Ti sei affidato qualcuno online, hai provato da solo, cioè come è stata questa esperienza nel trading? Comunque è un'esperienza che fanno tante persone, quindi sicuramente è interessante capire quale può essere il tuo punto di vista, visto che l'hai toccato veramente con mano. Sì, allora io ho iniziato sempre online, poi ho conosciuto anche persone dal vivo, ho Ok. seguito più di un corso, sia dal vivo che online, però comunque i formatori che ho seguito alla fine li ho sempre anche conosciuti dal vivo. Dai. Cioè, ad esempio uno lavora proprio di fianco al mio ufficio, quindi Ok. l'ho visto proprio di persona. Ok. Senza dubbio, almeno per quei corsi che ho scelto io, erano piuttosto validi. Però, come dicevo prima, innanzitutto
devi avere la stoffa per fare il trader, nel senso non è per tutti. Poi ci sono varie tipologie di trading, quelli un po' più impegnative, quelli un po' meno, però comunque non è per tutti. E comunque non era quello che cercavo io in quel momento. Cioè, io cercavo qualcosa, un'attività lavorativa, cioè come andare a lavorare, prendere uno stipendio a fine mese senza rischio, okay, che però non mi impegnava più di tanto tempo. E per quello cercavo comunque un guadagno online in breve tempo, ecco. Okay. E da lì, diciamo, ho lasciato stare momentaneamente comunque il trading. Ok, e poi come siamo arrivati qua? Nel senso, cioè, cercavi un'entrata online, hai provato col trading, il trading non è andato, però ti piaceva, non ottieni profitti, però magari c'è un domani, lo tengo lì e quindi continuo ogni tanto a studiare, perché più un qualcosa che ti piace a te, qualcosa, dico, che ti diverte, però è una cosa più tua, più che un risultato tangibile. Però poi siamo arrivati al match betting in qualche maniera, giusto? Sì. Ok, e come ci siamo arrivati? Cioè, questo è stato quel processo da il tuo amico ti racconta delle piattaforme? Sì, allora mi ha raccontato delle piattaforme. Io ho cercato su internet, ho visto che comunque che cos'è il match betting, comunque ho letto che cosa, perché neanche sapevo il significato proprio della parola match betting. Okay. E da lì mi sono un attimo iniziato a informare su internet. Però vedendo, diciamo, quelle piattaforme, come ti dicevo prima, ho visto che si parlava solo di bonus benvenuto. Allora, nella mia testa mi sono chiesto, ma dopo cosa succede? Okay. E quindi, comunque, io volevo un'attività continuativa, no? Come vi dicevo prima, ogni mese portare a casa dei soldi sicuri. Allora ho iniziato a cercare su YouTube. Su YouTube uno dei primi video che sono comparsi erano uno dei tuoi. Parlo ormai di circa quasi 2 anni fa. Sì. 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa. E subito ho capito che comunque dai tuoi video YouTube ho comunque capito che era un'attività che portava profitto, ma in maniera continuativa. Certo. Infatti ho capito già che era comunque un guadagno matematico senza rischio, però mi mancava appunto quella continuità nei guadagni. E allora ho iniziato a vedere diversi vari video YouTube, i tuoi specialmente, e ho capito di più, e ho capito che c'è comunque un mondo dietro. Ok, quindi comunque ti sei guardato un po' intorno, insomma, non è che hai visto solo i miei, hai guardato un po' quelli che c'erano in generale, quelli che spiegavano il match betting, insomma, l'esperienza un po' di tutti per capire come muoverti, immagino, dimmi tu. Esatto. Okay. Ci sono tanti, magari anche tanti youtuber che, certo, famosi, che non capiscono magari di match betting, che raccontavano le loro esperienze. E comunque vedevo che loro, anche loro, si fermavano comunque bonus benvenuto, perché non hanno mai approfondito oltre. Però vedendo persone professionali come te, quando li sentivi parlare, capivi che c'era qualcosa in più dietro. Ok, ok. E allora da lì ho iniziato a approfondire. Cioè, dici che c'erano quei classici video, faccio 1000 euro in 30 giorni, quelle classiche, sì, cose da views. Nuovo, no? Match betting per 30 giorni. Sì, 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 classico. Ok, sì, sì, ok. Ok, ma poi sei arrivato qui, quindi diciamo è stato un processo, nel senso hai visto i miei video, poi... ho deciso subito di contattarti, mi sembra su Instagram ti avevo contattato. Ah, era successo un po' di confusione quella volta, sì, mi ricordo. Che oltretutto, sì, avevo avuto problemi con il mio Instagram, ho dovuto contattarti con quella mia ragazza per raggiungerti. Mi ho dimenticato questa cosa, mi ho dimenticato. E da lì subito, quando mi hai spiegato quello che c'era dietro, i vari percorsi, eccetera, comunque avevo capito che c'era un'attività continuativa, professionale, eccetera, ci ho pensato 2 volte. Sono subito buttato in questo business, accantonando, ad esempio, il trading finanziario, perché comunque il tempo a disposizione è poco, ed è giusto che ci si concentri su una cosa alla volta, fatta bene, in modo da portare il massimo dei profitti. Ovviamente, assolutamente. È interessante questa cosa qui, nel senso che non tutti, vabbè che 2 anni fa il mondo dell'online era diverso, qua online sembra come di vivere la vita più velocemente, e quindi lo scetticismo che c'è oggi è molto molto più alto di quello che c'era 2 anni fa, perché tante persone ovviamente sono state truffate da altre, hanno preso corsi, poi non hanno ottenuto risultati, magari hanno dato colpa al formatore, cioè tutta una serie di cose che non funzionano, no? Parlando magari di altre attività, non sto parlando del match betting adesso. Però effettivamente tu sei stato abbastanza convinto da subito, non hai avuto grossi dubbi nell'iniziare i tempi, se non sbaglio. Poi sì, no, perché alla fine capitale non era rischio.
Sì, diciamo che ti sei informato bene, ecco. Sì, sì, prima sì. Di entrare in chiamata con noi, con me, quella volta, sì. Eri informato già bene su come funziona l'attività. Era già da qualche mese che ah, okay. Leggevo, studiavo in giro, eccetera. Ok. Quindi eri già più che formato, diciamo. Sì. Magari per quello avevi meno barriere. Esatto. Tante volte qualcuno che arriva magari, che vuole iniziare questo percorso, ma non sa nemmeno come funziona, magari è più difficile dire ok, iniziamo. Tu invece hai passato mesi a studiare dietro le quinte, cioè quindi proprio come si svolge l'attività. Eh sì, giusto? Perché comunque è un argomento che non conoscono tutti, cioè non è un business che conoscono tutti. Il trading finanziario lo conoscono tutti. Mm-hmm. Il match betting, se fermi una persona e chiedi che cos'è il match betting, molto probabilmente non lo sa. Benissimo. Quindi cosa importante è informarsi prima, capire, vedere più punti di vista, cioè è anche importante, no? Certo. Capire l'esperienza di questa persona, anche se non è un esperto, ma è solo uno youtuber, o capire chi fa quello per lavoro, no? Come nei tuoi video. Certo, certo. Sì, lì è pericoloso da una parte, d'altra parte è anche giusto, nel senso che spiego la mia. È pericoloso perché poi non capisci chi dice una cosa, chi dice l'altra e chi dice la verità. Poi dopo entriamo anche nel discorso profitti, guadagni. Però vedo che c'è gente su YouTube e mi arrivano, perché arrivano persone poi adesso in chiamata, poi magari spieghiamo più avanti come funziona, che dicono che sono altri formatori, chiamiamoli formatori, che dicono che non si possono fare più di 100-200 ore al mese con le ricorrenti. Però poi io ti dico che se ne puoi farne, non so, 1000 o 500. Eh sì, ma infatti è quello che mi ha spinto a conoscerti, nel senso, se tu vai a aprire le piattaforme di match betting, no, che ti parlavo prima, sì, appunto dice fai il bonus benvenuto, ok, poi le ricorrenti, anche vedendo io, perché su queste piattaforme si possono vedere anche i commenti, le recensioni, certo, degli altri utenti, no? Quindi quelli migliaia di recensioni, in teoria qualcosa di vero dovrebbero dirlo, no? Certo. E comunque si legge che ci sono 100, 200, 300, quando va benissimo 300 euro al mese di guadagno. Mi sembrava troppo poco, no? per un'attività professionale. Poi, essendo qualcuno che dice c'è un altro mondo dietro, si possono fare molto più soldi solo con le ricorrenti, allora cioè comunque la mia curiosità mi ha spinto a ricercare ancora di più. Chiarissimo. Spieghiamo al pubblico cosa vuol dire ricorrenti, che magari abbiamo skippato questo passaggio che per noi è scontato, perché ormai siamo nel mestiere, per qualcuno no. I bonus si dividono in principalmente due parti, tre, ma facciamo due. Bonus benvenuto, quindi sono i bonus che ti erogano i bookmaker, i siti di scommesse, quando ti iscrivi per la prima volta, quindi te li possono dare una sola volta, perché è un bonus di benvenuto all'interno del loro sito, e i bonus ricorrenti, cioè quelli che una volta che sei iscritto, loro continuano ad erogarti al fine di farti continuare a giocare. Quindi ovviamente il bookmaker, se ti scommesse, guadagna quando tu giochi sulla sua piattaforma. Se una volta che ti sei iscritto smetti di giocare, non guadagna più. Quindi ci sono dei bonus, chiamati ricorrenti, che servono a farti continuare a giocare. Così abbiamo chiuso il cerchio di cosa sono le ricorrenti e cosa sono le benvenute. E spesso e volentieri molte persone che cercano di insegnare questa attività a piattaforme ti fanno fare il bonus benvenuto, che è una cosa semplicissima, nel senso che il fatto che il match betting funzioni non è da mettere in discussione, è in discussione quello che viene dopo eventualmente, no? Per questo c'è il 2.0, e quindi ti dicono fai la benvenuto e poi finisce lì, o poi guadagni poco. E quindi Luca ha visto questa, poi Luca io traduco quello che hai detto tu magari per poi mi corregge anche tu, Luca ha visto qualcosa di diverso in noi, nel senso non è che guadagni 100 euro al mese, 200 euro al mese, 300 euro al mese con le ricorrenti, magari io parlando anche di cifre molto grosse, 3, 4, 5, 6 mila, e ti fai una domanda, no? Ti chiedi, è un cazzaro? Dici la verità? È possibile? E poi magari cominci a informarti un po' e cominci a capire come sia possibile, immagino. Poi, esatto. Punto di vista esterno è sempre magari complicato per chi è interno come me, e adesso ormai anche come te, però tu hai fatto quella strada lì, quindi è più facile, no, dal punto di vista. Esatto. Io l'ho visto crescere il match betting, quindi siamo cresciuti insieme. Quindi è una cosa un pochino diversa, però c'è da capire ovviamente le persone al giorno d'oggi che ho fatto il corso di trading e nel tuo caso hai preso consapevolezza del fatto che non era per te. Qualcuno viene proprio fregato, qualcuno viene scammato, qualcuno compra un corso e non gli viene dato il corso, qualcuno gli fanno firmare contratti di magari tu non fai niente, guadagni, però poi c'è la clausola finta dove ti dicono che devi fare qualcosa, tutte queste cose qui, no? Quindi poi è lo scetticismo aumentato. Ma la cosa che hai fatto giusto tu è stata una fase di, tra virgolette, non educazione, però
di molta presenza all'interno magari del canale, o comunque tanti video, tante informazioni, che ti ha portato a prendere sicurezza, no? Esatto. L'informazione poi è quello che fa la differenza. Non affidarsi subito, ma raccogliere informazioni su tanto chi è che insegna, perché è sicuro chi è. No? O l'attività stessa, no? Quanto può essere interessante. Sì. Ma poi, guardando diversi video YouTube, no? Di diverse persone, sì, alla fine, personalmente, ho capito subito quale potrebbe essere una persona seria oppure no. Mm-hmm. Nel senso che comunque si crea una certa affinità tra quello che vedi e quello che sei tu. Certo. E da lì, diciamo, ti spinge comunque a fidarti di alcune persone rispetto ad altre. Certo, assolutamente. E penso che sia quasi una creazione di un primo rapporto, no, questo YouTube. Esatto. Magari anche un biglietto da visita alla fine. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Per questo ci ho sempre tenuto tanto a far vedere dietro le quinte di come funziona l'attività, no? Adesso parliamo anche addirittura di casinò su YouTube, quindi cose che 2 anni fa erano follia, non immaginarsele. Però effettivamente mi piace far vedere quelle così. Però giustamente, come tu anche hai detto, ho visto sulle piattaforme le recensioni delle persone, giustamente le persone vogliono vedere anche facce che lo fanno. E tu, esatto, sei una di quelle. Ok, diciamo che hai risposto a una domanda che volevo farti, cioè volevo chiederti perché hai scelto poi di iniziare con noi, perché sicuramente, forse eravamo uni dei pochi, eravamo quasi gli unici, sì, eravamo... Sì, tanti corsi di formazione. C'era poca roba. Adesso quest'ultimo anno sono moltiplicati. Come i funghetti, chiaro, no? Prendono, sì, copiano, incollano e via. No, però effettivamente stavo per chiederti perché hai scelto noi tra tanti, però quella volta non c'erano tanti, quindi... Non c'era neanche troppa scelta. Sì, a parte quello, poi sono piaciuti i tuoi video su YouTube. No, sì, assolutamente. Quindi avevi il miglior biglietto da visita, diciamo. Ok, grande. E quindi poi hai iniziato un percorso con noi, hai acquistato un percorso formativo, possiamo tranquillamente dirlo, sì. Quindi hai speso per essere formato da me, e quindi con corsi, consulenze, eccetera, eccetera. Poi abbiamo fatto un percorso insieme, durato... Se siamo qui un bel po', perché tu sei entrato effettivamente a inizio anno, giusto? Poi non ci ricordiamo mai se gennaio o febbraio. Sì, del 2023. 2023. Sì, quindi sì, è da un po' che siamo insieme, che facciamo questo percorso insieme. Com'è andata? Cioè, nel senso, da fuori si vede una cosa, poi da dentro si vede un'altra, chiaramente, perché entri all'interno di quello che potrebbe essere un nuovo mondo. E come ti sei sentito? Sei trovato in difficoltà? Era facile? Era difficile? Era normale? Comunque, avendo avuto tu anche altre esperienze a livello online, magari col trading, eccetera, eccetera, avevi anche la possibilità di fare dei confronti. Quindi come ti sei trovato all'inizio? Cosa hai sentito? Allora, iniziando comunque a seguire i tuoi corsi, allora, innanzitutto i tuoi corsi li ho trovati molto semplici, nel senso spiegavi magari cose nuove, quindi essendo nuove magari possono essere complicate, ma li spiegai in maniera molto semplice, senza termini complicati, eccetera, quindi ho capito subito i concetti. Diciamo, l'unica difficoltà che ho avuto è che comunque, diciamo, è come muovermi su ebook, ma perché erano le prime volte che magari aprivo ebook intendo book di scommesse, tipo Sisa. Siete di scommesse, bookmaker. Esatto, Eurobet, eccetera. E però anche lì, tempo, qualche giorno di pratica, magari come mi consigliavi tu, inizi a fare i bonus più piccoli con importo più piccolo, quindi non c'era, diciamo, la paura di perdere, perché alla fine col match betting l'unico rischio che si ha per perdere soldi è se fai qualche errore tu. Quindi, certo, per non fare errori gravi, comunque si inizia con importi piccoli, per fare esperienza pratica, poi quando hai preso la mano vai tranquillo anche con importi più bonus, con importi più grandi. E quindi una volta, diciamo, rotto il ghiaccio, poi basta, sono andato spedito senza nessuna difficoltà. Sorrido pensando agli importi che girano adesso, poi ne parleremo, su certe promozioni, no? Rispetto, sì, agli inizi. Ok, vai. Praticamente ho detto tutto, nel senso che basta iniziare con importi più piccoli per rompere il ghiaccio, poi si va spedita. Diciamo che la difficoltà che hai avuto è che erano qualcosa di nuovo
e avevi timore di sbagliare. Cioè, nel senso, come hai detto tu, l'unico modo per perdere soldi è sbagliare, no? Quindi sì, sbagliare di cliccare, sbagliare di capire il concetto, quindi non applicare la lettera. E quindi quella era la paura, cioè quella era la difficoltà iniziale. Quindi fare un qualcosa di nuovo dove magari c'era il timore di fare qualcosa di sbagliato. Esatto. Ok, la soluzione è stata quello che dico sempre io, andiamo piano. Cioè, nel senso, non serve correre da subito, anche perché la concezione che abbiamo noi, no, questo tu lo sai benissimo, non è quella del faccio il bonus benvenuto, come parlavamo prima, e poi finisce la giostra, ma è il bonus benvenuto è la prima fase, cioè la fase iniziale, la fase che ci forma, la fase che ci insegna, dove poi la ciccia vera, la parte divertente viene dopo. Quindi se tu vedi il bonus benvenuto anche come il fine, no? Come magari fanno vedere molti, è anche più pressione secondo me, perché dici, cavolo, sto facendo questo bonus qua, se sbaglio, dico che devo perdere soldi, magari non prendo il bonus, cioè, qualsiasi cosa, e poi ho perso il mio profitto. E quindi devo stare attento a fare tutto quanto perfettamente da subito, perché sennò poi non guadagno più. Secondo me è anche il dire, vabbè, il bonus benvenuto è solo quello che mi serve per imparare, il bello viene dopo, togli un po' magari quell'ansia, quella pressione che inizialmente ti può sentire o premere, no? Per fare tutto quanto perfetto. Immagino, no? Appunto, sì, 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 no, tutto corretto. Ok, quindi all'inizio così. Ma cosa intendi per l'inizio? Cioè, come è andato per dire il primo mese? Il primo mese è sempre il più difficile, secondo me. O comunque il primo mese, il secondo mese, ci sono i mesi dove, cioè, tu parti da una situazione personale dove non sai cos'è il match betting e ti trovi a guadagnare grazie a un'attività online. Cioè, quindi proprio due cose completamente separate dalla tua vita che però si uniscono, e quindi stai facendo qualcosa di nuovo, qualcosa di difficile. Non perché è difficile nel concreto, ma perché è nuovo. E come è andata a te? Cioè, come è andato il primo mese? Hai guadagnato? Hai perso soldi? Come è andata? Allora, beh, come inizio io intendo proprio primi giorni barra prima settimana. Nel senso, il tempo di guardare tutti i video del corso, mettere in pratica un paio di bonus, quelli più piccoli ovviamente, e poi sono partito spedito. Il primo mese mi ricordo che comunque sono andato in profitto ed ero proprio contento, perché mi sembra avevo raggiunto una cifra tra i 500 e i 600 euro, qualcosa del genere, passato qualche mese. No, che comunque era una cifra che non mi sarei mai aspettato, ad esempio, dal trading finanziario. Cioè, iniziare a comprare un corso sul trading finanziario, studiarlo in qualche giorno, il primo mese già 500-600 euro di profitto, è una cosa impensabile. Follia. Invece col match betting tutto è possibile. Follia, assolutamente, assolutamente. Poi sai, dici magari qualcuno online 500 euro in un mese, dicono sì, boh, ma è poco. 500 euro il primo mese stiamo parlando. È un inizio. Cioè, ho comprato un corso, nel stesso mese ho fatto 500 euro con una cosa nuova. Cose folli. L'ho fatto io, che sono comunque una persona molto tranquilla, vado piano, eccetera. C'è gente che magari che si spinge di più, si sente più sicuro di me, fa anche di più. Sì, sì, abbiamo avuto poi casi anche di quello, assolutamente. Poi li vedi anche tu. Tu comunque, dicendo questo, vuol dire che sei andato piano, cioè sei andato molto cauto. Eh sì, i primi settimane, 10 giorni, avrò fatto 10 euro in totale, no? Per studiare, eccetera. Dopo sono andato accelerato un po' verso la fine del mese. Ok. Quindi. Questo è proprio una specie di... Sì. Verso l'alto, ho capito. Curioso, sai che queste cose qua non le ho mai sapute alla fine, tra una consulenza e l'altra mai abbiamo parlato di questa prima parte, quindi si è dedicato molto all'inizio allo studio e il comprendere e mettere poco sul piatto, virgolette, proprio una volta quando eri più tranquillo e più sicuro hai spinto di più, hai messo il piede sull'acceleratore. Esatto, sì, è proprio la mia mentalità, diciamo. No, ma ci sta, cioè se siamo qua vuol dire che è stato funzionale, no? Sì, sì. Assolutamente. Ok, quindi il primo mese è andato così. Andato comunque divinamente, nel senso che vabbè, si poteva fare di più? Probabilmente sì, immagino. Cioè, se avessi spinto di più, immagino che avresti potuto fare guadagni più alti da subito, no? Sì, sì, anche perché ci sono anche solo quei bonus benvenuto, bonus belli sostanziosi che certo, permettono di fare comunque guadagni più alti. Certo, quindi sì, non è neanche un segreto, nel senso. Sì, sì. Bonus benvenuto. Anche in un primo mese, magari ti fai anche 1000 euro, nel senso, non è niente di assurdo. Però esatto, ci sta, si è partito con calma ed è bello e giusto così. E poi, cioè nel senso, facciamo gennaio 2023, siamo a settembre ormai, 2024,
E poi cosa è successo? Cioè, se solo il secondo mese, il terzo mese, come ti sei sentito? Hai preso la mano? Poi è stato un percorso molto graduale, fatto proprio all'interno della nostra Academy, però com'è andata? Sì, beh, diciamo che i miei profitti hanno rispettato comunque il percorso di formazione, nel senso che inizialmente ho iniziato con il bonus benvenuto, praticamente sono sport principalmente, e dopodiché acquisendo altre informazioni sul casinò, tecniche avanzate, eccetera, ho iniziato a sfruttare anche ricorrenti, tra cui alcune ricorrenti barre sostanziose, eccetera, che mi hanno permesso comunque di aumentare i profitti in maniera costante. Mm-hmm. Cioè, quindi, cioè, ad esempio, il mese scorso ho fatto 1.700 euro circa. Molto bene. Spendendo comunque poche ore, anzi, un'ora, un'ora e mezza al giorno di media, ecco. Ci arriviamo. Adesso parliamo proprio di questo, perché penso che sia una parte che interessa molto al nostro pubblico. Quindi, quanto tempo ci metti a fare l'operatività? Quanto guadagni? Riesci veramente a farlo in questo tempo qua? Qualcuno ci crede, qualcuno no? Insomma, parliamo proprio di questo. Quindi, è stato un qualcosa di graduale, mi hai detto. Quindi sei partito dai bonus, benvenuto sportivi. Poi hai approcciato, poi sono finiti ovviamente. Quindi siamo approcciati a quello che è il casinò, quello che sono le ricorrenti, il casinò, e poi anche la profilazione. Questo è... Tu sei molto forte in questo. Sì. Ci sono alcuni book che adesso non si possono fare, alcuni siti scommesse che non si possono fare i nomi, però regalano... Danno grandi gioie. Sì. Non possiamo fare il nome, però possiamo dire il valore di certi bonus che arrivano. 250 euro, 300 euro a botta, proprio così. Di profitto netto, no. Però, stiamo parlando. Profitto netto e soprattutto monetizzabili in poche mosse, in qualche minuto. Pazzesco, eh? Vabbè, adesso ci arriviamo. Quindi, domande su cose che piacciono. Adesso hai fatto un percorso con noi, quindi all'inizio hai guadagnato 500 euro, questo è un qualcosa di graduale, cioè nel senso com'è andato questo primo anno, primo 2023, quanto ti sei dedicato, quanto era una priorità nella tua vita, cioè quanto era presente per te e rilevante questa attività? Perché magari giustamente non è che fai un part time magari in un ufficio da 3 ore al giorno, sei un ingegnere che ha un suo lavoro a tempo pieno, full time, anche mi raccontavi lontano da casa, nel senso che poi dalle tue parti ci metti un po' per arrivare dove sei tu. Io ho un'ora e un quarto di viaggio da andare e poi uguale a tornare. Sì, quindi stiamo parlando almeno di 10 ore che se ne vanno via al giorno, quindi sì. Sicuramente non puoi dedicarne altre 8, 10, 6 per fare l'attività, ovviamente, no? Esatto. Quindi diciamo che è molto interessante questa situazione. E quindi, nonostante lavorassi 8 ore con 2 ore in più minimo di viaggio, c'eravamo. E questo sicuramente ti ha portato ad avere dei limiti, nel senso che ovviamente, secondo me, poi dammi conferma, perché questa intervista è molto a braccio, quindi non so cosa mi dirai. Se avessi avuto più tempo, avresti potuto ottenere più risultati, immagino. Sì, soprattutto adesso, che ho le conoscenze più ampie, avrei, sì, sicuramente avrei più possibilità. Ok. Magari all'inizio, essendo un po' più... tranquillo, diciamo, no? Quindi sto facendo esperienza, eccetera. Mi fermavo io a un certo punto. Ok. Però adesso che comunque ho le competenze, le conoscenze, secondo me sì, riuscirei a fare sicuramente qualcosa in più. Ok, diciamo che all'inizio non avevi neanche quella pressione, quella voglia di mangiarti troppo, cioè mangiarti troppi bonus. Mangiare intendo, io dico sempre che io mi sveglio e mangio pane bonus, no? Quindi quello intendo, nel senso che adesso anche tu mangi pane e bonus in realtà, però questo primo anno... Cos'ha? I bonus sono più buoni della Nutella. Sì, col pane. Tanta roba. E quindi in questa prima fase, in questo primo anno del 2023, diciamo che dicevi, boh, ho fatto questo, comunque c'è il mio lavoro, mi accontento, va bene. Invece quest'anno che è diventato talmente automatico, dici che, cavolo, cioè, se avessi 2 ore in più... questi 1.700 euro che abbiamo fatto l'altro mese, adesso magari vediamo se è il massimo, se è il minimo, se è il mese fortunato, se hai fatto una grande vincita alle slot, quindi hai fatto 1.000 euro, vediamo un attimino, potrebbero essere di più. Sì, sicuramente. Okay. Anche perché noi abbiamo sempre chi fa di più nel nostro gruppo, non facciamo nomi, ma abbiamo chi porta risultati molto forti. Ce ne sono. Ok.
E quindi sì, adesso arriviamo alle domande su cose. Quindi tu, Luca, arrivato a questo punto, ma in realtà tu sei a questo punto già da un po', cioè non è che sei arrivato a settembre 2024 a essere, dico esperto, però quasi un professionista, cioè sei bravo, no? Però è già da un po' che sei così, cioè già da un po' che tu macini tranquillamente denaro. Alla fine, secondo me, già fine dell'altro anno, comunque, nonostante tu l'avessi presa con calma, eri molto tranquillo. Poi, ecco, io non voglio metterti la parola in bocca, ma dimmelo anche tu, da quanto che ti senti libero di svolgere l'attività con serenità, senza dover fondarti il cervello? Ormai è circa un anno, perché mi ricordo, mi ero un attimo fermato io ad agosto dell'anno scorso, 2023, okay. Ho fatto una specie di pausa di riflessione, riposandomi, no, durante le vacanze, eccetera, e poi, diciamo, mi sono messo lì d'impegno, ecco, su okay. E diciamo, okay. Quindi da settembre, ottobre 2023, praticamente ho raggiunto quella serenità, diciamo, di operatività, cioè, operi sereno, diciamo, chiamiamolo operatività. Sì. Ok, diciamo che il tuo percorso è stato molto bello perché secondo me è proprio come una goccia, no? Che scava piano piano anche la roccia, perché alla fine sei partito tranquillo, hai sempre ottenuto risultati. Agosto immagino che non li hai ottenuti, perché se non hai operato immagino che non hai fatto un euro. Nel 2023 sì. Ok, poi hai ricominciato, sì. Più motivato, e siamo arrivati qua ad oggi. E, sì. quindi immagino che il tuo mese peggiore sia stato agosto del 2023, perché Perché mi non hai sono fatto. fermato praticamente. Esatto. E invece, dimmi. No, avevo bisogno semplicemente di vacanza. Ci sta, giustissimo. Se no il burnout qua ci ammazza assolutamente. Però poi hai avuto anche dei mesi molto buoni. Quest'ultimo mese del 1.700 euro, il mese migliore che hai fatto? No, mi sembra che è stato febbraio Ok. 2024, sui 2002 e qualcosa. Ok. Questi mesi sono dovuti a fortuna? Nel senso, parlavo ieri con un ragazzo che era indeciso se iniziare questo percorso, mi fa no, non si può guadagnare tanto dai ricorrenti, se fai 1.500 euro in un mese perché vuol dire che hai avuto fortuna nelle slot e hai vinto 1.500 euro, però lì quando non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, no? Ma in questo Rispondendo caso, nel tuo appunto a caso... questa domanda, guadagno ormai con tutte le conoscenze che si hanno, l'esperienza, eccetera, un guadagno minimo, cioè assolutamente sotto i 1.500 euro non scendo mai. C'è Ok. magari il mese che faccio qualche centinaia di euro in più, qualche centinaia, cioè ad esempio questo mese. Dovrei arrivare giustamente sui 1.500. Il mese scorso 1.700, quindi barre di 200 euro. Vale, 2, insomma, balli dai 1.500, 2.000, stai lì, Sì. come range, per giù. In aumento Ok. comunque sono, cioè più vado avanti, più. No, ci siamo già messi un target per fine settembre di fare i 3K, Esatto. adesso lo diciamo pubblicamente, così poi dopo settembre vogliamo vedere stampato, fatto 3.000 euro questo mese, assolutamente. Abbiamo i mezzi. Sì. Ok, ottimo. E quindi tu sei in un range, dai, 1.500-2.000 euro circa di guadagno mensile, oltre il tuo lavoro, ovviamente. Un secondo E stipendio quando... medio alla fine. Sì, esatto. Anche in certi posti, anche molto di più uno stipendio medio. C'è qualcuno che guadagna magari anche 1.000-1.200, no? Qualche Sì. zona d'Italia, magari più al sud. Parlando con gli studenti l'ho saputo. Però tu dicevi un'ora e mezza, ma un'ora e mezza è stato in questo caso. Cioè, quanto dedichi in generale per fare l'attività? Poi sappiamo che non è che puoi guadagnare ogni mese 1.327 euro e dedicarci 86 minuti. È sempre un circa, no? Un range, sia di cifra di profitto, sia d'ora che dedichi d'orario. In Sì. questo caso circa quanto vai a dedicare la tua La giornata a fare media l'attività? è un'ora e mezza al giorno, cioè perché magari c'è un Ok. giorno che non riesco col lavoro, con diciamo, le mie cose personali, ci dedico un quarto d'ora, mezz'ora, giusto quello che serve, Certo. e magari poi il giorno dopo più tempo, nel weekend più tempo e ci dedico 3-4 ore. Ok. Però diciamo la Quindi media dici è un'ora e mezza circa. Ok. Può essere il giorno magari che è 2, il giorno che è 4, il giorno che è 10 minuti, va così. E poi riesci Non a faccio proprio niente, gestirtela? alcuni giorni non apro neanche, Cosa? Ok. quindi Interessante. Interessante.
basta organizzarsi comunque. Questi bonus hanno una scadenza. Vai, raccontala un po' al pubblico che magari raccontato da te è più allora, secondo me la cosa importante è pianificare lo svolgimento, diciamo, di questi bonus, perché comunque hanno una data di scadenza, vanno fatti in un certo modo entro una data di scadenza, quindi se tu, in base ai tuoi impegni, si riesce a pianificare questa cosa, si fa spediti, comunque ti organizzi, sai che, ecco, la cosa importante è trovare però lo spazio per fare questi, perché è un'attività, quindi come io vado a lavorare dalle 8 alle 20, poi ci deve essere uno spazio che ne so, va dalle 22 alle 24 per fare i bonus. Ok, quindi dici disciplina di base, cioè mettersi, sì, prendersi un appuntamento con se stessi. Esatto. Ok. Perché magari, soprattutto all'inizio, lo prendevo magari sotto gamba, sì, un'attività, non ho nessuno dietro, non ho il capo che mi dice fai così, fai cos'ha, allora la prendevo. Però se tu ti imponi, vedrai che i risultati arrivano. Assolutamente, infatti vedo sempre questa discrepanza, no? Nel senso che quando dice qualcuno che ci vuole poco tempo per fare qualcosa, viene interpretato come ci vuole poca energia o poco impegno, no? Sì. Quando non è così, cioè ci vuole poco tempo, non poco impegno, è diverso. Poco tempo, massimo impegno. Sì, bisogna impegnarsi perché bisogna prestare attenzione a quello che si fa, è comunque un lavoro anche mentale, no? In parte, quindi essere concentrati nell'attività stessa. Ora, stiamo esagerando magari rispetto a un pubblico che abbiamo dove magari si spacca la schiena 8 ore al giorno a fare il muratore o comunque fa lavori di forza duri che non sappiamo neanche cosa vuol dire magari, no? Però l'impegno ci va sempre nell'attività, sicuramente. Anche sì, perché sicuramente quello che fai tu a livello della tua professione principale non penso che anche lì sia una cazzata, nel senso un po' di impegno anche lì, anche per arrivare dove sei arrivato ora come ingegnere c'è stato, no? Parecchio. Immagino. Però se addirittura uno, tu hai studiato tanto, immagino, per arrivare lì, decisamente tanto, ok? È stata la parte più complicata. Sì? E poi era più in discesa? Sì, perché diciamo, a me studiare non è mai piaciuto. Okay. Però mi sono dato l'obiettivo e ho portato a termine comunque l'università, cosa che non è da tutti, perché ad esempio il primo anno di università circa il 50% lascia il percorso. Certo. Io sono andato avanti. Certo. Anche se persona comunque anche non mi piaceva, comunque sono andato avanti. Si era da fare. Era quell'obiettivo. Esatto. Si doveva fare per raggiungere quell'obiettivo che ti eri prefissato, ce l'hai fatta. E nonostante tutto, perché l'ingegnere è sempre visto come un lavoro comunque di alto spessore, che oggettivamente magari è, no? Nonostante sì, tutto, però, può non essere abbastanza. Magari c'è qualcuno che come te vuole di più. Sì. Quello sì, soprattutto a livello, diciamo, di stipendi, eccetera. Non è... Quando studi magari ti aspetti sempre che sia un lavoro stellare, mm-hmm, però non sempre così. Certo. Anche certo. Lì bisogna andarsi da fare per trovare appunto il lavoro giusto. Se poi magari vedi qualcuno che con 3 ore al giorno fa 5.000 euro senza fare nomi e dici... C'è qualcosa che non va. Sì, esatto. Luca, non ti abbiamo chiesto quanti anni hai? 34. Ok, quindi è un po' che pratichi anche la tua professione. Sì, io ho iniziato a lavorare nel 2015. Mi sono laureato. E beh, quindi diciamo che siamo arrivati qua in un momento interessante, in un momento interessante della tua vita, dove cioè, fare un lavoro da 12 ore al giorno con determinato stipendio, più altre 2 ore, un doppio stipendio che probabilmente non si equipara al tuo, però da una bella mano... Con gli obiettivi che abbiamo, sicuramente vorremmo rifare un'altra intervista e vedere come sarà il proseguo di questo percorso insieme, anche perché, come hai detto tu, abbiamo messo il piede sull'acceleratore non da così tanto tempo, cioè un annetto, però ultimamente ancora di più. Sì, soprattutto in questi ultimi mesi, esatto, con i nuovi concetti si spinge. Grandi novità. Luca, vuoi dire ancora qualcosa in particolare? Se no, ci salutiamo. Penso di aver detto tutto. Hai detto tantissimo. Ti ringrazio tantissimo per questa intervista. Grazie a te. Ti ringrazio a nome di tutti perché sicuramente farà piacere sapere la tua esperienza. Noi ci vediamo sempre perché ti seguo ad hoc, ok? Faremo un percorso micidiale. Quindi grazie ancora e ciao a tutti. Ciao a tutti.